Benvenuti amici ascoltatori, siamo su Weblet TV, Music Destination e oggi insieme a me Katrin. Ciao Katrin, come stai? Ciao, bene, buonasera. Buonasera tutto a te. Tutto bene, tutto. Alla grande. Allora, togliamoci subito il dente con la domanda quella, diciamo, filosofica. Chi è Katrin cantante e Katrin di tutti i giorni? Katrin cantante e Katrin di tutti i giorni, sotto moltissimi punti di vista, sono esattamente la stessa persona. In tutto quello che faccio sotto il punto di vista artistico si riversa inevitabilmente la vita di tutti i giorni della Katrin quotidiana. E quindi sotto questo punto di vista inevitabilmente combaciano. In realtà secondo me sono un po' la stessa persona anche nel quotidiano. Davvero nella vita voglio fare questo e faccio questo e quindi in tutto quello che faccio, anche sotto il punto di vista della programmazione della giornata, c'è sempre la priorità è sempre data a quello che fa Katrin, artista. Ancora lo metto tra virgolette, mi sembra un termine tanto grande. Però bisogna dirlo, insomma, perché uno non diventa artista, ci nasce, no? Difficilmente uno a un certo punto... È un gran mistero questo. Comunque diciamo che il tuo alter ego è un giorno Katrin artista, un giorno Katrin di tutti i giorni, non si sa insomma. Sì, non lo chiamerei in realtà proprio alter ego, direi che sono io, direi che sono io, spesso e volentieri sono due lati di me che combaciano. Ottimo, diciamo uno yin e uno yang, come si suol dire. Esatto, perfetto. Bravo. Senti, qual è il tuo background musicale, da dove arrivi? Allora, io arrivo da un percorso di studi all'Accademia del St. Louis College of Music qui di Roma, perché io sono a Roma attualmente, e ho fatto un percorso di canto jazz, quindi sto scrivendo proprio una tesi a tal proposito. E diciamo che questa tipologia di background, sotto alcuni punti di vista, è stata utilissima, ma veramente se tornassi indietro lo rifarei. Sotto altri punti di vista è stato un po'... mi ha fatto un po' allontanare da quello che in realtà è il mio obiettivo primario, che è quello di lavorare come cantautrice. Ora, chiaramente non sono due cose che non possono andare di pari passo, non sono due percorsi che non possono essere uniti, però ovviamente il percorso jazzistico prevede veramente dei periodi in cui o ti concentri su quello oppure rischi un po' di far volare via le ore di studio, gli esami e tutto ciò che concerne ovviamente un percorso universitario, perché poi a tutti gli effetti è quello. E questo sotto in alcuni periodi della mia vita, insomma, mi sarebbe piaciuto che fosse stato un po' più leggero, perché magari era un momento in cui mi sentivo... era un buon momento per scrivere. Però insomma, ecco, quello poi ritorna, perciò lo studio non toglie mai nulla, ecco, la voglio dire così. E in realtà questo percorso di studio l'ho iniziato abbastanza grande, che avevo già 20 anni, e prima invece ho studiato da autodidatta, come si suol dire, no, ho studiato ovviamente tutto ciò che riguardava il cantautorato, però sì, in modo autonomo, ecco. Senti, chi è? E ora sto tornando. Sì, no, scusami, dicevo, no. Ora sto tornando su questo campo. Certo. Senti, chi è il tuo artista di riferimento, se ce n'è uno? E diciamo che, se per esempio, dovessi dire un giorno vorrei fare un featured con Tizio Caio o Sempronio, chi sarà? Chi è? Caspita, che domandaccia. È molto difficile. Poi adesso sicuramente io ti rispondo delle cose, tra 5 minuti ti darò dei nomi e tra 5 minuti me ne verranno in mente altri. Parliamo di artisti viventi. Guarda, in questo momento un mio grande punto di riferimento, una grande reference, è la rappresentante di Lista. Sono incredibilmente esplosivi, comunicativi, rimango sempre esterrefatta quando ascolto i loro brani e penso, caspita, mi piacerebbe essere in grado di comunicare a quel livello. Senti, secondo il tuo parere, diciamo, da addetta del settore, ovviamente, hai notato che nell'ultimo periodo c'è una riscoperta anche del testo, cioè nel senso che per un periodo di tempo abbiamo avuto dei testi che sono andati un po', come dire, un po'... Sì, sono d'accordo, così, sì. Diciamo, però ultimamente stanno invece tornando, diciamo, il contenuto, quello con la C maiuscola.
Guarda, sì, è vero, anche secondo me, cioè, penso che sia vero. È vero anche che per un determinato periodo di tempo, e vedo ancora benissimo gli strascichi, in realtà il contenuto testuale è stato ampiamente proprio scansato da un lato, e questo è qualcosa che chiaramente, boh, insomma, è stato un po' scoraggiante per chi magari invece, come me, si stava concentrando proprio sotto quel punto di vista. In realtà sono quelli che imperterriti a scrivere dando priorità a quello che era un testo che fosse veramente pieno di significato. Una cosa che io non sento fare da un po' in un certo modo in realtà è il racconto, però questo lo aspetterò ancora un po' da chi sarà in grado, spero un giorno anche io. Però raccontare, cioè non ho più sentito storie di terze persone raccontate in un certo modo, però arriveranno, torneranno. Diciamo che il cantautorato, quello italiano per eccellenza, prima o poi ritornerà, insomma, il Graziano. Beh, non tornerà uguale, però... sì, non tornerà uguale, chiaramente tornerà rinnovato, ma sì, tornerà, sta tornando. Senti, come ti approcci alle nuove tecnologie, diciamo così? Io sono, diciamo, vecchio stile, nel senso che passavo la mia adolescenza a scartabellare i vinili, centellinando i centesimi per comprare il disco dell'artista famoso. Oggi invece, diciamo, la tecnologia ci ha dato da una parte una mano, da una parte un po' meno. Sì, ovviamente, certo, come in tutte le innovazioni, c'è un lato positivo e un lato negativo. E no, ovviamente anche io ho un lettore di vinili, però sì, se devo ascoltare qualcosa, se sono alla ricerca, se ho bisogno di ascoltare qualcosa per qualunque motivo, chiaramente ho il mio impianto e tutti i supporti di cui necessitiamo, e uso sì tutte le piattaforme che utilizziamo tutti i giorni, quelle della grande distribuzione, e certo, l'effetto è diverso, magari il lato nostalgico un po' ne risente, poi diciamo che io in realtà non sono nata tanto nell'epoca del vinile, ma più avanti, quindi sì. Magari mi ricordo sì. Bene il CD, e ecco, sotto quel punto di vista non mi manca il CD, devo dire, più il vinile, magari anche se non l'ho vissuto personalmente, ma si tratta proprio di atmosfera. E, no, trovo che... Abbia i suoi grandi lati positivi avere la tecnologia dalla nostra sotto questo punto di vista, anche per quello riguarda la composizione stessa, anzi, soprattutto per quello. Infatti, tra l'altro, ci apre anche un mondo, come dire, musicale che prima magari non potevamo ascoltare, no? Nel senso, oggi, per esempio, non so, prendiamo Spotify, tu oggi ascolti magari un artista cileno come canadese, che prima era quasi impossibile farlo, perché chi comprava un CD cileno? Assolutamente sì, e soprattutto anche tutti gli emergenti, quelli che magari rimangono un pochino sconosciuti ai più, invece risultano comunque nelle piattaforme, tu puoi raggiungerli, appassionarti e trovare un confronto, questa è una magia veramente, è disarmante, è bellissimo. Senti, visto che siamo a metà della nostra intervista, direi di fare una piccola pausa e lanciamo il tuo pezzo che si intitola Bene. Molto volentieri. Caro, secondo loro il bene è tutto qui. Armato di decoro, lontano dai tuoi sì. Caro, secondo me il bene ha preso fuoco e non mi illumina. Caro, secondo me il bene è sempre qui. E parli di bene, tu parli del bene, tu parli per bene, tu parli. E parli di bene, tu parli del bene, tu parli per bene, tu parli. Adesso dimmi amore, cosa pensi tu? Adesso dimmi amore, di cosa parli tu?
di me quando sarà tutto estinto. Caro, ti proibisco di morire, non puoi vincere il dolore. Tu parli di bene, tu parli del bene, tu parli per bene, parli. Neghi orizzonti e tessi le trame e parli per bene, parli e parli e parli. Domani ti chiamo, ho paura del giorno. Poi nel buio ti vedo, bestemmio la mia riconoscenza. E siamo di nuovo in diretta. Abbiamo appena ascoltato un pezzo molto molto interessante. Raccontacelo un po', dici da come nasce e da dove nasce. Allora, questo pezzo nasce semplicemente dal, adesso sarà una risposta che risulterà magari anche banale, però dalla necessità di tirare fuori uno dei quesiti che un po' mi hanno iniziato ad attanagliarmi e che però ho scoperto essere una domanda comune a tutti. E appunto concerne un po' l'esistenza di questo bene e, a partire, insomma, ho fatto un'analisi a partire da millenni fa, quindi soltanto analizzando un po' quello che era il bene per le diverse religioni, per le diverse filosofie, tutti gli interventi che ci sono stati e quello che invece io ho trovato nella mia vita, nel mio vissuto, quello che io mi sono sentita dire, quello che non riuscivo a comprendere, cioè che, le cose che non corrispondevano, quindi a un certo punto mi è rimasto qua a mezzo questo termine bene che non riuscivo a collocare, non riuscivo a capire se era reale, che ruolo avesse nella vita quotidiana di tutti, che impatto avesse nei confronti degli altri e del progresso e quindi diciamo che un po' questo è stato il motivo per cui ho iniziato a scrivere questo testo. Dal testo poi chiaramente nasce un'armonia che sta finendo di trovare un po' il suo ambiente e da lì in poi chiaramente, come si lavora normalmente, una volta definito il pezzo si lavora a livello di suoni e produzione. Tu parti sempre da un pezzo scritto o la melodia ti viene in mente e dici ok, da questa melodia può venire questo testo o viceversa? No, non c'è un percorso standard sotto questo punto di vista. Si può fare anche il contrario, si può costruire un'armonia, scegliere un giro d'accordi che in quel momento piace e partire anche da quello e poi metterci sopra una melodia e poi scriverci un testo, o viceversa partire da un concetto, scriverci un testo e poi buttare giù un'armonia, un giro d'accordi che ti piace e poi chiaramente il testo va adattato. Nell'adattare il testo si rischia di perdere un po' di significato o comunque di dover modificare delle cose che magari ti piacevano, però a quello c'è il rimedio, magari c'è qualche momento in cui ti scoraggi, però c'è il rimedio anche a quello. Io personalmente cerco di partire da un concetto reale e poi iniziare a buttare giù un'idea di testo e poi adattarlo, mi metto proprio al piano e cerco di adattarlo, cercare proprio un'armonia, trovare un'armonia che possa essere adatta alla melodia che io vorrei utilizzare. Poi in corso d'opera, ecco, ribadisco, le cose si modificano mille volte, si cambia idea un sacco di volte, dà un'importanza davvero grande al testo, al contenuto del testo. Insomma, ci tengo che quello mantenga un ruolo principale. Esatto, anche perché tra l'altro il processo creativo è così, no? Nel senso che è un saliscendi, cioè fa parte proprio del vero processo creativo. Assolutamente sì, e dipende tantissimo anche da ciò che vivi nell'arco della giornata, devo dire. Rimettere le mani su qualcosa che ho vissuto ieri, oggi, già è tardi,
perché ti sei dimenticato quello che senti, che provi, e magari invece oggi ho vissuto un'esperienza totalmente diversa, che magari mi ha colpito, mi fa scrivere qualcosa. Domani rileggendo, magari veramente butto via tutto, che è una cosa che ho fatto spessissimo. Quindi scrivere, tirare giù, veramente tanti pensieri poi che uno ha, che apparentemente lì per lì mi sembrava avessero una forma, il giorno seguente succede proprio con una frequenza inaudita che io rilegga quello che ho scritto e lo butto via. Questo è un errore che non si dovrebbe fare. Quindi ho imparato per adesso invece che a buttare a Da mettere parte. da una parte, sì, ancora però non ritiro fuori perché mi destabilizza vedere quello che in quel momento mi sembra sbagliato per tirare fuori qualcosa di nuovo. Questa è la famosa Quindi. scrittura di pancia e poi quella di testa, cioè è molto Esatto. differente. È differente, sì. Ciò non significa che sia materiale da buttare, perché appunto si tratta di vissuto reale oppure di pensieri che uno inevitabilmente tira fuori per qualunque motivo. Però ecco, diciamo che per ora rimane da una parte. Cioè, ritornando a bene, tra l'altro poi bene è un termine molto, come dire, non è sempre bene, perché per qualcuno è bene, per qualcuno no, nel senso è veramente un termine Esatto. molto borderline, chiamiamolo così. Guarda. Esatto, hai detto proprio la cosa giusta, per qualcuno è bene, per qualcun altro no. E quando è che io posso fare del bene davvero per qualcuno? Quando io credo di averlo fatto e quando questo non è arrivato, o viceversa, quando io non credo di averlo fatto e questo invece è arrivato. Sì, no, è un termine che chiude un concetto, secondo me, ancora che non può essere chiaro, non è ancora stato chiarificato sotto nessun punto di vista, men che meno quello filosofico. E che continuerò ad approfondire, insomma, nonostante il brano, nonostante in realtà anche i testi degli altri tre brani che sto concludendo, si aggirano intorno a concetti simili, comunque non si smette mai di studiare, nei confronti di questi concetti che poi sono straprofondi, infiniti. Senti, ci sarà anche un videoclip poi insieme all'uscita del singolo? Sì, arriverà un pochino dopo, però ancora lì sono in fase decisionale perché sono state tirate giù delle idee che non mi convincono, perciò ci stiamo lavorando, guarda, te la dico così. Tra l'altro è un Leggiamo così. pensiero comune, diciamo, di tutti gli artisti ogni volta che facciamo un'intervista, che quando passano dalla parte del cantato alla parte, diciamo, del protagonista attoriale, c'è sempre un problema tutto quell'aspetto. Sì, no, è molto difficile da scegliere come. Allora, innanzitutto perché per chi come me è un emergente e conseguentemente non è affermato ad alti livelli, insomma, è una carta da giocare in un certo modo. Quindi già solo questo un attimo, continui a considerarlo. Come dicevi tu, passare dall'essere un autore o una cantante all'essere un attore, diciamo che anche qui insomma, c'è un abisso. Ora, bisogna capire se metterci la faccia o meno. Certo, assolutamente, assolutamente. Ascolta, siamo quasi agli sgoccioli, le ultime 2 domande. La prima è, ovviamente, se hai qualcosa in programma, quindi se ci sono dei live a breve dove possiamo sentirti. Allora, super breve, in realtà ci sono dei live che sono rimasti mi esibirò nel repertorio jazzistico. Invece i live che riguarderanno i miei brani sono un pochino più lontani. I brani usciranno i primi mesi del prossimo anno, quindi del 2022, e insieme inizieranno i live con quel repertorio. Da lì in poi promozione, diciamo. Esatto, da lì in poi promozione, esatto. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono iniziare a seguirti, a sentire la tua musica, dove ti trovano? Allora, possono trovarmi su Instagram, il mio profilo è Catherine Dem col TH,
il DEM finale, DEM. E poi presto, quando insomma nascerà effettivamente l'album e uscirà fuori, verrà effettuato questo parto. Ci sarà ovviamente il profilo Spotify, i brani verranno distribuiti normalmente sulle piattaforme maggiori e nascerà anche la pagina Facebook che per adesso è inattiva. Ok, allora aspettiamo con ansia insomma l'uscita dell'album perché lo vogliamo assolutamente ascoltare. E noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, per averci dedicato questo tempo e Grazie. ti auguriamo grande successo perché come si dice qui a Roma sei gagliarda e tosta. Quindi ciao Katrin. Grazie, grazie mille. Rimanete A con noi. presto. Ciao, ciao, ciao.